50 anni fa un'ondata di intensa, costernata commozione scosse l'intera umanità. In appena 30 secondi due grandi città, Messina e Reggio, erano state annientate da un apocalittico terremoto. I due centri tenacemente hanno saputo risorgere dalle loro rovine. E a Messina, con significative cerimonie, si ricorda quella tragica giornata. Davanti al municipio viene scoperta una lapide commemorativa. È presente in rappresentanza del governo il ministro Togni, attorno a lui le maggiori autorità della regione. Ma la parte più suggestiva della celebrazione si è svolta sul mare. Quel mare ora placido, ma che in quel tremendo mattino aggiunse la sua furia a rendere più crudele l'immane strage. Due corone sono state lanciate nelle acque, una a ricordo delle vittime di Messina, l'altra di quelle di Reggio Calabria. Un atto simbolico che ha voluto significare l'ideale fratellanza delle due città dello stretto, accomunate nella sciagura e nella civile opera della ricostruzione. A Bagnoli, austera cerimonia militare al quartier generale delle forze alleate del Sud Europa. L'ammiraglio Charles Brown ha assunto il comando in capo del settore meridionale della NATO, ricevendo le consegne dall'ammiraglio Robert Briscoe, che ha lasciato l'importante carica che ricopriva dal 1956. Presente il ministro della difesa Segni. Con brevi discorsi, gli ammiragli Brown e Briscoe hanno affermato che la crescente forza militare dell'Alleanza Atlantica è la migliore garanzia per la pace mondiale. A conclusione della giornata sfilano i reparti. Nel segno della libertà e del civile progredire, fianco a fianco, i vessilli della democrazia. Altra manifestazione militare a Roma. Il capo della polizia Carcaterra, accompagnato dal tenente generale Galli, ha presenziato alla cerimonia del giuramento dei 730 elementi che hanno partecipato quest'anno presso la scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza al decimo corso allievi vicebrigadieri. Al termine del suggestivo rito, davanti alle autorità, hanno sfilato con impeccabile stile questi giovani che liberamente hanno accettato la dura e rischiosa missione di difendere dovunque e a qualsiasi prezzo i preziosi valori dell'ordine e della legalità. Nel corso del suo viaggio in Calabria, il ministro della Cassa del Mezzogiorno, onorevole Pastore, ha fra l'altro visitato un moderno zuccherificio che sta sorgendo nel Catanzarese. E questa è una delle tante opere che attestano della nuova atmosfera sbocciata in Calabria. La più depressa regione d'Italia, grazie al risolutivo intervento dello Stato e all'iniziativa privata, si sta incamminando verso un domani più degno e felice. Sono esattamente 75 anni che questo telone sballottola a matricole svedesi. Siamo a Stoccolma e i fidelli della locale università si sottopongono all'ultima delle molteplici prove previste per il loro noviziato. Hanno già pagato da bere agli anziani, il capo cosparso di cenere hanno attraversato il viale principale della città degli studi e in ginocchio hanno chiesto venia della loro pochezza di fronte all'eccellentissimo senato dei fuori corso. Dopo questo conclusivo quanto rude esercizio potranno infine ricevere il sospirato papiro che li ammette nella grande famiglia universitaria. Come vuole la tradizione, i baldi fiumaroli romani festeggiano l'inizio dell'anno nuovo anticipando carnevale. Per il capodanno del 1959 si sono mascherati da pionieri e da indiani, disputandosi nelle bionde acque del loro fiume il possesso del munitissimo Forte Aniene. Alla testa dei Pelle Rossa, il feroce Agnello inginocchiato. La battaglia è stata sperrima, lo storico fiume ha visto episodi di strenuo coraggio e di fulgida abnegazione. Le sorti dell'acquatico scontro sono rimaste a lungo incerte. A un tratto la situazione si è fatta tragica per i visi pallidi. Gli indiani irrompevano da ogni lato. A questo punto sarebbero dovuti arrivare i nostri, ma essendosi attardati in un'osteria non sono arrivati. Ora questi oscuri eroi torneranno alle loro case. Lì c'è una mamma e un potente raffreddore che li attende. Grande spettacolo di corrida a Madrid. È intervenuto anche il generale Franco. Il primo a scendere nell'arena è il celeberrimo espada Luis Miguel Dominguín. Lui i tori se li fa fuori in 4-4-8. E infatti... quell'animale non sa stare alle regole del gioco. La bestia viene aspramente rimproverata. Come tutti sanno, nelle corride i tori debbono gentilmente prestarsi a lasciarsi infilare una spada fra le spalle. Il toro sembra profondamente mortificato. Non lo farà più.